Panasonic la definisce una vlog camera. Io la definisco una fantastica mirrorless economica per cominciare a fotografare. Parliamo della Lumix G100, presentata ed uscita sul mercato qualche mesetto fa. Ho avuto il piacere di poterla provare qualche mese fa e non ho mai avuto però il tempo di poterne parlare. Ecco che voglio fare un breve resoconto della mia esperienza e di quello che è la G100. Panasonic l'ha presentata volendo entrare ancora di più a gamba tesa in quel mercato che è quello delle vlog camera. La G100 è una camera abbastanza interessante per il suo range di prezzo, naturalmente non è adatta ai professionisti, ma è una camera nata espressamente per il mercato amatoriale. Lo si capisce naturalmente da determinati fattori, ma anche dal fatto che proprio il marketing di Panasonic decide di far puntare quella camera in quel segmento, tant'è che viene definita una vlog camera. La camera è adatta a fare vlog, è adatta a creare contenuti per il web. Ma loro hanno voluto davvero tanto spingere questo aspetto. Io penso invece che questa G100, oltre ad essere adatta per la realizzazione di contenuti video, special modo per la fotografia, per un amatore. In tanti chiedono sempre quale camera posso comprare all'inizio perché sono appassionato. Fino a qualche tempo fa ho sempre consigliato, camere dello stesso segmento, ma ora con l'ingresso di questa G100, beh, mi viene da consigliarla. Non solo per poter realizzare dei contenuti come fossero quali fossero ad esempio dei vlog, ma anche special modo per cominciare a scattare fotografie. Facciamo un attimo un resoconto veloce. Ho qui la mia scheda e ve la elenco. Allora, la G100 porta un sensore MOS Live micro quarto terzi. Chi mi segue da tanto sa che apprezzo tantissimo il sistema micro quarto terzi. Da 21,77 megapixel, che però effettivi poi utilizzati sono soltanto 20. Un sistema di stabilizzazione IS digitale, non porta lo stabilizzatore elettronico del sensore, registra video fino a 4K a 30 fotogrammi al secondo. E qui una bella chicca perché all'interno del menu troviamo già il vlog installato, che non è il vlog per realizzare contenuti da vlogging, ma il vlog è il profilo flat di casa Panasonic. E poi sul retro troviamo sia un buon mirino da 3,6 megapixel e troviamo poi un ampio schermo LCD touch da 3 pollici orientabile. Ed è questa la caratteristica che la rende poi nella forma classica della camera per poter fare contenuti in self mode, perché è possibile orientare lo schermino e potersi guardare. La costruzione, il corpo è piccolo e solido e proprio perché ricorda il form factor di una Canon M50, quando l'ho provata, la prima cosa che mi è venuta in mente è: questa è proprio una di quelle camere che può essere utilizzata proprio per iniziare nel mondo della fotografia. Per chi ha bisogno di un corpo piccolo per fare un viaggio, vuole fare le fotografie. Fotografie ricordo delle vacanze in famiglia ed è un corpo ben bilanciato e piccolino. Quindi, se il corpo è abbastanza piccolo e ricorda il form factor di una competitor che ha dominato il mercato per qualche anno, c'è da dire anche che porta all'interno una batteria che ci porta comunque a fine giornata anche dopo averla utilizzata parecchio. Sotto il punto di vista fotografico, beh, è un sensore micro quarto terzi, quindi per chi non conosce questo tipo di sensore, è più grande di quello delle compatte, che normalmente le più eccellenti sono da un pollice, ed è più piccolino naturalmente di una PSC, come può essere ad esempio quello di una Canon M50. Ma la bellezza del micro quarto terzi è il fatto che ci permette di avere dei corpi molto piccoli e delle lenti, anche di qualità, ma comunque dal peso contenuto, e anche se compriamo delle lenti di altissima qualità, rimarrà anche dal costo contenuto. E quindi non è detto che è possibile comprare un corpo più economico, micro quarto terzi, come una G100 per cominciare a imparare a fare fotografia, acquistare anche degli obiettivi, investire in questo sistema e poi cambiare soltanto più avanti, dopo aver imparato, dopo che si è spratichiti tanto con la fotografia, cambiare soltanto corpo e rimanere con tutte le lenti, con il parco lenti che si è costruito.
Per i video abbiamo qualche limitazione. È vero sì che questa è una camera, viene dichiarata e nasce proprio come vlog camera, ma abbiamo il fattore che possiamo soltanto registrare dei video fino in 4K a 30 fotogrammi al secondo, e fa un ottimo Full HD realizzando un downscale dall'immagine a 4K, quindi assolutamente promosso sotto quel punto di vista. Non abbiamo la stabilizzazione fisica del sensore, ma soltanto quella digitale, che funziona abbastanza bene. Naturalmente non è come avere una stabilizzazione del sensore fisica, però almeno abbiamo comunque qualcosa che può aiutarci se abbiamo la mano piuttosto mossa quando andiamo a realizzare dei video. Unico problema che possiamo riscontrare, qui prendo la tabellina che ho segnato, è il fattore di crop quando andiamo a registrare delle immagini in 4K. Infatti se andiamo a girare dei video in 4K con lo stabilizzatore non attivo, quello digitale, abbiamo un crop di 1.26x, quindi significa che andremo a creare, ad avere uno zoom all'interno della nostra immagine di 1,26 volte, del 26% in più per intenderci. Se giriamo in HD invece no, gireremo col sensore pieno. Se attiviamo la stabilizzazione digitale, in 4K andiamo a 1.37, mentre in Full HD a 1.09. Quindi col Full HD andremo a croppare meno. Mentre quando attiviamo la stabilizzazione elettronica modalità high, quindi cerca di stabilizzare tutti i movimenti più forti che ritrova, in 4K siamo molto ma molto penalizzati, perché va un crop di 1.79x, quindi significa quasi il doppio andiamo a croppare, mentre in Full HD arriviamo a un fattore di crop di 1.43. Questo cosa significa? Beh, se abbiamo necessità di utilizzare lo stabilizzatore elettronico dell'immagine, dobbiamo pur sempre scendere a dei compromessi, proprio perché queste camere, per ottenere determinate performance, hanno bisogno di ridurre quello che è le informazioni che acquisiscono. Quindi questo è l'unico neo che trovo sulla registrazione dei video. Comunque la registrazione di 4K a 60 frame al secondo su questo genere di camere probabilmente sarebbe stato anche inutile, quindi insomma sono dei piccoli neo che probabilmente possono essere perdonati a questa piccola G100. Un altro neo che purtroppo noi abbiamo con le camere Panasonic è sempre stato l'autofocus. Infatti in questo caso troviamo un autofocus piuttosto lentuccio, sempre a 4K. E un altro piccolo problema è che se giriamo in Full HD dei video non abbiamo limite di registrazione, mentre se andiamo a girare in 4K il limite di registrazione è di 10 minuti. Una delle cose che però poi testando la camera mi ha davvero colpito è la tecnologia Nokia Oso che viene utilizzata per far lavorare i tre microfoni della camera. Infatti il corpo camera ha tre microfoni posizionati, uno serve per ricevere l'audio dal retro, uno dal fronte e un altro invece è omnidirezionale, lo troviamo sopra. E quindi cosa succede? Che questa tecnologia Nokia Oso capisce da dove viene la fonte dell'audio e potenzia il microfono più vicino, che può catturarlo meglio. Ora, questa tecnologia funziona davvero bene. Quello che purtroppo è meno soddisfacente è la qualità del microfono in sé. Naturalmente si può tranquillamente ovviare utilizzando un microfono esterno, un Rode VideoMicro ad esempio, abbinarlo a questa camera. Non la rende ingombrante ed anzi ci può soltanto migliorare l'audio, perché se la tecnologia Oso funziona, i microfoni non sono probabilmente all'altezza. Giungiamo a quelle che sono quello che è il prezzo di questa camera. Allora, prima di tutto vi dico che il corpo, che la G100 viene fornita in tre kit. Troviamo la versione solo corpo, la versione corpo con un obiettivo 1,4 terzi presentato da Panasonic, che è il 12-32 pancake, quindi si richiude, molto piccolino ed agevole. E poi troviamo la terza combinazione invece, che porta il corpo macchina, la lente ed un end grip. Il corpo, la lente ed un end grip che può diventare un cavallettino e che può essere utilizzato attaccandolo con un cavo anche al corpo macchina per poterlo comandare, poter scattare foto oppure registrare contenuti. Giungiamo a quelle che sono le considerazioni. Il mercato delle vlog camera è un mercato che quest'anno nel 2020 ha visto nascere diversi modelli. È anche vero che Panasonic ha sempre dominato il mercato delle vlog camera con la sua GH5, camera utilizzata dai professionisti per girare video, ma anche da tantissimi content creator per creare contenuti per il web.
Quindi cosa significa questo? Che Panasonic cerca di sistemare il tiro dove vede che le sue competitor puntano. Li vediamo in quella fascia di mercato. Sony ha puntato tantissimo con la sua ZV-1. Camera totalmente differente dalla G100, anche se entrambe vengono definite delle vlog camera. Entrambe camere sono camere adatte alla realizzazione di contenuti per il web, ma hanno due anime differenti. Per me la G100, oltre ad essere una discreta camera per poter creare contenuti anche a prezzo contenuto, è un'ottima camera per poter cominciare a scrutare quello che è il mondo della fotografia e del videomaking. Naturalmente è per gli amatori, è per le basi, per poter cominciare. E il fatto che sia una mirrorless a lente intercambiabile con sensore 1.4 terzi ci permette comunque di aprire un mondo, perché noi compriamo un corpo più economico e per imparare possiamo investire in delle lenti 1.4 terzi che poi sono adatte, sono compatibili sia con questo corpo che con altri corpi anche di fascia superiore, se non addirittura corpi professionali, e mano a mano fare un passaggio e cambiare un giorno soltanto il corpo una volta che avremo imparato. Quindi può essere il primo gradino di una bella salita. Insomma, per questa descrizione, questa mia piccola review, devo ringraziare gli amici di Fotoema che mi hanno permesso di provare questo corpo macchina per qualche giorno. Qui sotto in descrizione trovate i link ai kit che vi ho segnalato per andare a scoprire quello che è il prezzo di questa Lumix G100. Insomma, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi non solo al canale YouTube, ma di seguirmi anche su Instagram e, se avete voglia, anche su Facebook. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.